primo giorno di primavera e si festeggiano le 90 primavere della signora Domenica. Qui alla pergola Fontanellici 50, fra parenti e amici, si sono riuniti per un bellissimo pranzo per omaggiare questa stupenda signora che è mamma, nonna, bisnonna e anche trisnonna. C'è la famiglia di una volta, purtroppo era impossibile cambiare la realtà. Allora nel letto freddo si sognava volontà, e dal mattino con la voce di chi spera si recitava insieme la preghiera. Grande festa per la signora Domenica. Tanti amici, tanta famiglia, 5 generazioni, quindi lei è mamma, nonna, bisnonna e trisnonna. Sì. Beh, è anche un impegno tutta questa famiglia. Quanti nipoti ha? Non lo so mica contare. Quindi sono tanti. Lei è la figlia? Io sono la figlia più piccola, poi c'è un fratello più piccolo di me di 2 anni. Devo dire l'età. Quanti siete in tutti i figli? Allora, 11 figli, 6 femmine e 5 maschi. Ecco perché siamo numerosi qui. Sono praticamente nipoti, pronipoti, cognate, cognati. È bello essere contemporaneamente figlia, nonna, mamma. Bello. Sì, bellissimo. Abbiamo voluto oggi fare questo ritrovo perché il regalo più bello per lei è proprio trovarsi tutti insieme. In quanti siete? Siete in tanti? Siamo 50, 53. Ne mancano. E poi ne mancano. Anche sì, mancano alcuni. Quindi vi state divertendo, si mangia bene, tutto. Sì, si mangia bene, ci stiamo divertendo, è bellissimo. Difficile trovare una famiglia così numerosa al giorno d'oggi, credo. Molto, molto difficile. Siamo nell'epoca del figlio unico, quindi. Sì, in effetti. Però voi tenete originario di Fontanellici, cioè siete? Sì, noi sì. Sì, lei poi è nata. Dove sei nata, mamma? Te, Castel del Rio? È nata a Castel del Rio, lei? Beh, comunque della Valle del Santerno, diciamo, autoctoni. Sì, sì. A poco il benessere venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà. Ora siamo con i nipoti, la più grande e il più piccolo. Quanti anni ha il più piccolo? 6. 6, la più grande ne ha un po' di più, però la signora non si può dire. Dice, capito, però 49. 49. Mi preoccupi la cosa. In totale siete tantissimi, quindi nipoti. Tanti, calcolo 11 figli, quindi di conseguenza sai, cioè 11 figli, qualche nipote, pronipote, addirittura le trisavola. Vedo che però ridete tutti, quindi cioè, si percepisce che è una famiglia che si vuole tanto bene. È una bellissima famiglia, c'è un rapporto bellissimo, quindi noi ci vogliamo tutti bene, siamo uno con l'altro, comunque anche se non ci vediamo spesso, perché noi in queste cose... È normale. Sì, purtroppo ci vediamo veramente poco, però è bellissimo il rapporto. In questi giorni si concentra tutto. Esatto, questo oggi è per me bellissimo. Ora con noi la sorella più giovane di Domenica, la festeggiata. Quanti anni ci sono di differenza? Ah, io ne ho 76 adesso, settembre. Comunque siete di Fontanellici? No, io a Imola, però vengo da Casola. Originario? Da Casola Valsegno, sì. Sono nata a Casola. In quanti siete? Eravamo 8, siamo arrivati 3. Mia sorella, un'altra sorella che ha compiuto gli 88. Ora anche un maschio della famiglia, il figlio più grande, che hai quanti anni? Io ne ho 64, Milano in Luciano, 64 anni, sono il figlio più grande. Quindi una bella famiglia, c'è qualche aneddoto, qualche curiosità insomma su questa famiglia? Ma non direi, è una famiglia normale, come tante... Come poche, così numerose? Sì, vissuto tanti anni in montagna, su in montagna... Diciamo l'aria buona. L'aria buona è la mamma che sicuramente ha visto anche gli anni della guerra, della fame, un'epoca molto lontana, ma... E poi anche per me, lei, siamo stati feriti, non in guerra, però anch'io mi mancano le dita. Sì, perché avevo un esplosivo, una birra esplosiva, schiacciando il bottone, lei è venuta per portarmelo via, ho schiacciato il bottone, ero piccolo, 4 anni. Manca le dita anche lei perché era lì per... Beh, succede. La via, sì. Anche una cosa brutta, ma che vi lega. Non c'è... Che lega sempre, sì. Questa famiglia ha anche tante sorprese. Abbiamo la nipote più grande. Lo zio, esatto. Lo zio ha? Ha quasi 48 anni. Un anno in meno. Meno della zia.
Molto fiera di essere zia, nipote, eh? Prozia. Mamma. Mamma, quasi nonna. Se tutto c'è tanto, mille tanto. Noi ci allarghiamo, la famiglia non ha limiti. Non ha limiti davvero. E venga, ben venga, capito? Grazie nonna Minghina. Grazie nonna Minghina. Grazie nonna Domenica davvero, grazie di cuore.